La famiglia di Tiziano torna nella sua casa natale e lo fa con la mostra dossier La Madonna dei Vecellio, che sarà protagonista dell'estate culturale cadorina e rimarrà esposta dal 2 luglio al 18 settembre in una ricorrenza particolare, il centenario della dichiarazione a monumento nazionale proprio della casa natale del pittore. Tutto nasce da una sollecitazione di un bambino che, dopo essere venuto in gita alla casa di Tiziano, ha scritto alla maestra in classe: siamo andati a vedere la casa di Tiziano ma lui non c'era. Allora abbiamo voluto rievocare gli affetti, le famiglie, proprio le persone che abitavano in questa casa, che immaginiamo fossero tante. E quindi la Madonna della Misericordia di Pitti, voluta e commissionata da Guidobaldo II della Rovere a Tiziano verso il 1573, ma consegnata più di un anno dopo, identificava in qualche maniera questa immagine di famiglia. Intorno alla prestigiosa tela è stata costruita anche un'interessante mostra dossier. Insieme al dipinto, che è un olio su tela, a lato abbiamo esposto gli abiti di Cesare Vecellio, il libro della fine del 1500, che mostra proprio uno degli abiti delle donne. Abbiamo esposto alcuni libri in possesso della magnifica comunità, un braccio di armatura per mostrare proprio come erano gli abbigliamenti, ma anche l'albero genealogico, il primo albero genealogico della famiglia scritto da Tizianello, e altro materiale di documentazione. Il quadro è arrivato a Pieve direttamente dalla Galleria degli Uffizi e rafforza la collaborazione tra il prestigioso Museo Fiorentino e la Magnifica. Lo scorso mese di aprile la Magnifica è stata invitata dal direttore Schmidt per un incontro nel quale abbiamo parlato anche delle possibili collaborazioni future, in particolare per quanto riguarda il periodo delle Olimpiadi, quindi il 2026. C'è un forte interesse da parte appunto di questa istituzione nel collaborare con noi per fare una mostra importante su Tiziano qui a Pieve di Cadore, per portare un'opera importante. Quindi su questo credo che la Magnifica stia facendo un lavoro interessante per tutto il territorio, per la sua valorizzazione anche in ottica turistica.